Si susseguono i sequestri di botti illegali da parte delle forze dell'ordine. La Polizia Municipale di Napoli ha sequestrato 50 kg di fuochi illeciti. Un napoletano residente a Foggia viaggiava infatti nella sua auto con i botti illegali acquistati via social network. L'uomo è stato denunciato per trasporto illecito di materiali esplodenti perché sprovvisto di licenza il veicolo è stato sequestrato. Inoltre circa 700 kg di fuochi d'artificio sono stati sequestrati dalla Polizia Municipale di Napoli all'interno di un seminterrato di un edificio nel quartiere di Ponticelli. In vista della notte di San Silvestro che si avvicina, ascoltiamo i consigli della Polizia di Stato. Acquistare innanzitutto i prodotti solo nei punti vendita autorizzati, guardare che siano muniti di etichetta e non raccogliere nelle giornate successive i fuochi che non sono esplosi perché hanno comunque una loro potenzialità e possono determinare un grosso pericolo a chi li utilizza e chi li usa. Nessuna delle aree cittadine è fuori dal pericolo di vendita di questi fuochi perché abbiamo certamente, voglio dire, nella zona di Vicaria, nella zona di San Giovanni, la zona di Scampia sono quelle maggiormente interessate, ma non abbiamo evitato di effettuare controlli e sequestri nella sanità e in altre aree cittadine dove purtroppo, voglio dire, in questi giorni come funghi spuntano queste vendite illegali.